Comincia la sfida tra Blinders e Alitalia, Blinders in maglia rossa, Alitalia in maglia verde. C'è il gol di Alitalia. All'Italia che sblocca subito il risultato attorno al quinto minuto di gioco, si porta avanti dunque 1-0 per Alitalia. Enders in attacco ora. La difesa dell'Alitalia è ben impostata, al 19 però va al tiro e buonissima parata del portiere di Alitalia che salva il risultato e ci sarà ora un calcio d'angolo. Cerca di pescare un compagno senza trovarlo, però ancora rimessa quindi. E pallone in mezzo. Calcio d'angolo dunque per i Blinders. Battuto, ma non c'è il gol del pareggio, si rimane sull'1-0 in favore di Alitalia al termine del primo tempo di gioco. Secondo tempo della sfida tra Blinders e Alitalia, si ricomincia sul punteggio di 1-0 per Alitalia. Vediamo se i Blinders riusciranno a cambiare le sorti di questa partita. Occasione per un giocatore di Alitalia che si trova, supera il portiere, c'è la rete, raddoppio di Alitalia, 2-0 per gli uomini in maglia verde e c'è il raddoppio, quindi 2-0 il punteggio. Tenta il tiro al volo, non trova però gol che servirebbe ai suoi quantomeno a ridurre lo svantaggio. Numero 17 che cerca di controllare, non riesce però. 19 che scambia con un compagno. Altra parata del portiere di Alitalia, fin qui decisivo possiamo dire. Ha avuto un fallo laterale da parte di Alitalia. Qui c'è lo stop e il tiro, palo colpito da un giocatore degli uomini in maglia verde e ottima chance addirittura per il 3-0 all'Italia che ha provato a chiudere definitivamente il match. Numero 11 che trova un compagno e c'è la rete del 3-0. 3-0 degli all'Italia che chiudono definitivamente il discorso e si assicurano quindi la vittoria, dato che ormai manca davvero pochissimo, giusto qualche minuto di gioco e poi il recupero dei Blinders, al termine del quale molto probabilmente si chiuderà la partita. Sul punto di battuta il numero 19 che studia la barriera avversaria composta da 3 giocatori, c'è ora il fischio e il tiro e qui la ripartenza, ma c'è il triplice fischio del direttore di gara. L'Italia vince per 3-0 contro i Blinders.